Siamo tornati, lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ben ritrovati a tutti voi da Chef Che Passione, questa nuova edizione. Siamo all'interno delle cucine dell'Istituto Alberghiero Armando Perotti di Bari ed oggi con noi lo chef Antonio De Rosa. Professore, buongiorno. Professore Ciao Chef, Patrizia, sono buongiorno. sempre indecisa su come chiamarla, cosa preferisce, Chef, professore? preferisco, Chef. grazie. E ovviamente con noi una rappresentativa, una rappresentanza dei ragazzi che frequentano questo istituto. Di che classe Loro sono? sono del quarto anno. Allora, chef, noi in queste 10 puntate racconteremo la scuola, quindi l'alberghiero Armando Perotti di Bari, attraverso anche la preparazione di alcune ricette. E lei, come sempre, ci stupisce. Oramai lo sappiamo, lei è molto legato ai sapori, agli odori, ai profumi dei nostri prodotti e della nostra cucina. Quindi oggi cosa ha deciso di preparare? Allora, ho deciso di preparare un piatto dedicato alle cipolle. Utilizzeremo della cipolla rossa, della cipolla di Tropea, il porro, gli sponsali, la cipolla bianca e gli scalogni. Ok? Dove utilizzeremo diverse tecniche di cottura per ogni tipo di cipolla. Incominciamo subito con la cipolla rossa. La cipolla rossa la cuociamo in agrodolce, per cui una volta tagliata, scaviamo la cipolla per ottenere un contenitore, perché cuociamo ora la cipolla con uno sciroppo di acqua, aceto di mele, zucchero di canna e chiodi di garofano. La dose è di 500 grammi di acqua, 200 grammi di zucchero di canna, Sì. 200 grammi di aceto di mele ed elementi aromatici come in questo caso chiodi di garofano e pepe in grani. Portiamo ad ebollizione. Quando raggiunge l'ebollizione, aggiungiamo la cipolla, la lasciamo cuocere, mantenendola piuttosto croccante perché vogliamo utilizzare questa cipolla come contenitore, perché all'interno di questa cipolla poi Cosa ci che cosa mettiamo? faremo? Qual è uno degli abbinamenti più classici, una cosa che normalmente si mangia in insalata, la cipolla rossa? Fagioli? Con i fagioli, esattamente, per cui tondo e fagioli. Passiamo i fagioli, per cui fagioli, pochino di sale, ok? Olio extravergine d'oliva. Naturalmente lasciamo appena un po' di liquido di cottura Certo. dei fagioli e Lo facciamo fare ai possiamo ragazzi. passare, sì, mi passate questi con il mix d'immersione? Grazie. Allora, intanto possiamo mettere le cipolle in cottura. Il secondo passaggio che richiede qualche minuto in più di cottura è la cottura dello scalogno. Scalogno. Lo scalogno l'abbiamo cotto confit. La cottura confit è una cottura tradizionale che Cioè, nasce in che vuol dire Francia. confit? Confit significa cuocere a bassa temperatura un prodotto completamente coperto, completamente immerso in un grasso. Ovviamente con le nostre verdure, cosa meglio dell'olio extravergine d'oliva? E quindi mettiamo gli scalogni, li copriamo completamente di olio extravergine d'oliva, aggiungiamo un ramettino di timo, un po' di peperoncino, una buccia d'arancia, copriamo di olio extravergine d'oliva e cuociamo a 120 gradi, cioè dobbiamo cuocere a fiamma veramente molto bassa. Ok, la cipolla adesso è pronta, la lasciamo raffreddare nel suo liquido in modo tale che ancora un po' si Viene, intenerisca, sì. ma soprattutto continui ad assorbire il gusto. Vedete, l'aceto l'ha trasformata, per cui ha fissato il colore della cipolla rossa in questo colore estremamente, estremamente accattivante. Intanto abbiamo fatto la cipolla Tradizionale. bianca tradizionale, questa è stata sbollentata, per cui in acqua bollente, cotta per alcuni minuti, dopodiché anche qui, anche questa la utilizzeremo un po' come Contenitore. contenitore, per cui la scaviamo, per cui la svuotiamo in questo modo, e ora andiamo a rosolare questa cipolla in padella. All'interno di questa cipolla noi andremo a racchiudere, anziché essere la cipolla ad essere racchiusa all'interno di No, un non posso contenitore, crederci. ok, in questo caso la cipolla diventa l'elemento Di principale olive e qui acciughe. olive, acciughe e un po' di pomodoro concassè. Ok, per cui prepariamo questa insalatina che andremo a servire all'interno di questa cipolla dopo che l'avremo rosolata. È bravo Ok, il nostro chef, poi bravo. ancora abbiamo che cosa? Ah, abbiamo gli sponsali. Cosa facciamo con gli Oh, sponsali? benissimo, con gli sponsali andiamo a creare un gioco ancora ulteriore di contrasti. Lo sponsale, appena sbollentato per mantenere la consistenza, lo passiamo, prepariamo un po' di caramello
per cui caramelliamo dello zucchero, a cui aggiungiamo della salsa di soia, ad ottenere poi una salsa piuttosto densa, piuttosto sciropposa. Una volta ottenuta questa salsa, andremo a caramellare, se vogliamo, per cui a far insaporire gli sponsali all'interno di questa salsa. Intanto che lo zucchero caramellizza un po', prepariamo invece il porro. Il porro invece lo prepareremo semplicemente arrostito. Il porro è un po' più dolce, però è anche buono quando il porro lo arrostiamo, per cui dandogli un po' questo gusto un po' bruciacchiato, se vogliamo. Per cui lo tagliamo a fettine un po' più spesse e poi lo andremo a passare in padella o, se abbiamo una griglia, proprio a grigliarlo per dargli mm-hmm. proprio la parte caramellata. Andiamo ad arrostire il porro. C'è qualche studente che dal Perotti è uscito ed oggi è uno chef? Sicuramente, certo, ce ne sono tanti. Mi piace giusto portarne uno ad esempio su tutti, ed è lo chef Domingo Schingaro. Schingaro è stato anche premiato. Esattamente, che nell'ultima assegnazione delle stelle Michelin ha conseguito una stella Michelin il ristorante di Borgo Ignazia, e quindi Domingo è certamente uno degli alunni che hanno dato e che danno ancora lustro alla nostra scuola, ma ce ne sono davvero talmente tanti in giro per il mondo anche. Quindi bene, abbiamo arrostito il porro. Il porro abbiamo preparato, perché non ci avesse guardato dall'inizio, abbiamo preparato la cipolla rossa in agrodolce, gli scarogni, abbiamo la cipolla bianca sbollentata, abbiamo gli sponsali sbollentati, abbiamo il porro arrostito, per cui diciamo che abbiamo tutte quante le basi. E successivamente prepareremo tutti gli elementi che andranno a completare il piatto. Andiamo a comporre le due insalate che andranno ad accompagnare, per cui a farcire, a riempire e a dare sostanza un po', se vogliamo, a queste cipolle. Per cui prendiamo dei filetti di acciuga dissalati all'olio. Li tagliamo, non li tritiamo, perché in questo caso, voglio dire, non deve essere un trito. Cioè, in questo caso il filetto d'acciuga è l'ingrediente dell'insalatina. Stessa cosa facciamo con le olive leccine. Aggiungiamo un po' di pomodoro. Qui abbiamo del pomodoro ramato. In questo caso il pomodoro è stato scottato, spellato e privato di semi, per fare in modo di avere soltanto la polpa del pomodoro e di non avere la buccia che crea opposizione alla masticazione. Quindi possiamo condire con un filo di olio extravergine d'oliva, pochissimo sale, considerando che abbiamo due elementi già abbastanza sapidi. Aggiungiamo appena un po' di prezzemolo finemente tritato e teniamo un secondo da parte. Prepariamo ora il tonno marinato. Tonno marinato, per cui abbiamo qui un bel trancio di tonno. Chiaramente il tonno va sempre abbattuto per renderlo anisakis free, per cui senza anisakis. E quindi tagliamo il tonno. Bene, a questo punto abbiamo tutte le basi pronte, per cui possiamo passare a completare, ad assemblare il piatto. Quindi, con l'insalatina di acciughe, pomodoro e olive leccino, andiamo a farcire le cipolle sbollentate. Quindi possiamo incominciare a dressare il piatto.
E poi completiamo, come sempre, con un filo di olio extravergine d'oliva. Ecco qui. Bene, così abbiamo il piatto di cipolle. Era così un omaggio, volevo rendere omaggio un po' alla cipolla, che di solito è sempre considerato un ingrediente secondario, un po' così. E invece mi piaceva l'idea di renderla protagonista all'interno del piatto. Noi vi ringraziamo, ringraziamo lo chef Antonio De Rosa, i ragazzi, e vi diamo appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata. Ciao. Grazie.